Ciao ragazzi, sono Master Wallace. Sono qui oggi per parlarvi di un famoso incontro McGregor-Khabib che i più di voi avranno già visto. I ragazzi sono molto appassionati di queste cose, quindi avranno sicuramente seguito. Perché Master parla di questo? Il Red Dead Nator Bodybuilding parla delle arti marziali, del ring. Perché Master, forse non tutti sanno che per 36 anni sulla strada ha lavorato sulla strada e purtroppo in certe condizioni ha dovuto affrontare anche la violenza fisica. Io sempre dalla parte della giustizia e della legge contro i mali e i malvagi e ne ho viste davvero di tutti i colori. Ne ho affrontato gente di ogni risma, quindi la mia è un'esperienza di vita su strada. Ove l'esperienza del Wing Chun mi ha aiutato moltissimo, quantomeno a non prenderle mai, che non è poco, ma ne parleremo dopo di questa cosa. E quindi sono appassionato anche delle arti del combattimento. Negli anni 90, i primi tempi dell'UFC, io andavo a prendere le videocassette nei negozi e me le guardavo a casa. Adesso i più giovani non sanno, non conoscono certi nomi, ma ci sono stati incontri mitici, per esempio fra Royce Gracie, il maestro del jiu-jitsu brasiliano, contro Kimo, il famoso colosso della kickboxing, Kerr, un altro combattente dopato, grossissimo. Vedete, già a quei tempi molte cose mi rendevano perplesso. Ad esempio, nel famoso incontro di Royce Gracie, che faceva il jiu-jitsu, andava sul ring con il kimono, no? Combatté contro Kimo, era un gigante muscoloso che faceva la Muay Thai. All'inizio dell'incontro ho detto: questo qua del giudizio è spacciato, questo è un colosso, gli dà quattro botte, è finito. Cos'è successo? Royce Gracie è riuscito in breve tempo ad atterrare, con una presa alle gambe, atterrare Kimo, e questo gigante, trovandosi a terra, era completamente spaesato, era un mondo a lui sconosciuto. Certo, la sua stazza per un po' gli ha consentito di resistere, a un certo punto gli era andato anche sopra, ma l'esperienza tecnica a terra di Royce Gracie con il Jiu-Jitsu in breve ebbe sopravvento, perché a un certo punto Kimo, cioè questo gigante, non aveva più energie. Nella lotta a terra aveva talmente esaurito tutte le energie che a un certo punto allarga le braccia, non aveva più. Gracie gli fa una chiave a un braccio, l'incontro è finito. Ecco, lì rimasi scioccato, ho detto: ma come? Allora questo gigante è stato portato a terra e lì, diciamo, non aveva più modo di manifestare la sua potenza. Queste cose lasciavano molto perplessi. E posso citare anche, sempre un breve accenno, a Kerr, combattente brasiliano dell'epoca. Sembrava un culturista quanto era enorme, dopatissimo. Anche lì la sua tattica qual era? Molto semplice. Andava lì, qualche finta, imbragava le gambe, buttava giù, con la sua stazza gli andava sopra, proprio a forza, riusciva anche a cavare le braccia che lo tenevano. E gli andava sopra, bu bu, poi pestava, finito. Ecco, quindi vedete come in certi casi, diciamo, il fatto di buttare a terra uno sia una cosa un po' strana, diciamo, nell'ambito delle lotte, ma può essere efficace. Parleremo di questo anche dell'incontro di Gregor con Khabib. E finisco per citare che il famoso Kimbo Slice, no? Quello lì, l'atleta di colore con il barbone calvo che partì dalle lotte su strada reali, proprio con pugni veri, poi andò sull'UFC. Ecco, anche qui abbiamo visto una trasformazione. Lui su strada era fortissimo di box e veramente li buttava giù tutti, quattro colpi andavano giù. Sul ring, quando anche lui si doveva confrontare però con gente che lo conteneva, lo imbragava, lo buttava a terra, anche lì purtroppo si è visto che spesso ha perso. Premesso che poi è morto di infarto non molto tempo fa, ma questo è un altro tema. Allora, McGregor Khabib, io vi dico una cosa. McGregor l'avevo visto combattere molte volte e mi aveva impressionato per la sua efficacia, per la sua anche semplicità nell'arrivare a colpire l'avversario con velocità, con tempismo. Era veramente incredibile, proprio un animale picchiatore, uno striker, come si direbbe, no? E davvero, questo atleta, diciamo, sul fatto di scambiare colpi, specie di box, è veramente incredibile. Avevo visto anche Khabib però, e sapendo poi che tra l'altro lui Khabib veniva anche da stili di lotta come il Sambo,
dove ci sono molte prese, che si tira su, si butta a terra. L'ho visto anche combattere, premesso che anche lui è un animale da combattimento, uno che veramente con una furia fermarlo. Ma ho notato che questa sua tendenza ad andare sotto l'avversario, imbrigliarlo, caricarlo e buttarlo giù. Ecco, io il giorno prima dell'incontro, parlando con mio figlio Cristo, che anche lui è appassionato, ho detto: guarda, Cristo, io ti dico una cosa, McGregor con questo qui non ce la fa. Mi fa: perché? Perché vedrà che lo imbraga, lo butta giù e finisce lì. Perché il punto è questo: uno striker deve essere buttato a terra, non ti puoi mettere al suo confronto. Premesso che anche Khabib se la cava di boxe, ma se l'incontro si fosse mantenuto a distanza di colpi, è probabile che secondo me McGregor ne sarebbe uscito fuori, o quantomeno aveva molte più probabilità. Ma nel fatto che poi è stato portato giù, lì veramente è lì che cambia il mondo. Quindi questo incontro che cosa ci ha dimostrato? Adesso lasciamo perdere la rissa finale, che tra l'altro considerate che questo casino che è successo alla fine, reale comunque, non pensate che sia finto, ha creato solamente più clamore, e quindi adesso la successiva rivincita che si farà sicuramente sarà stratosferica sia a livello di borsa che mediatico, per cui tutto questo casino alla fine ha fatto veramente, ha allargato la bolla di clamore. Anche se è da condannare dal punto di vista morale. Allora, tra l'altro, McGregor, lui anche nel suo passato, ha anche praticato il jiu-jitsu brasiliano, è cintura marrone di questa arte, per cui non è che non abbia una conoscenza della lotta a terra o dell'anti-grappling. Ho visto in certi suoi ai vecchi combattimenti, dove molti avversari cercavano di afferrarlo e buttarlo alle gambe, lui faceva effettivamente delle tecniche anti-grappling abbastanza efficaci, usate anche nel Wing Chun, comunque moderno, che consisteva nel fatto che quando tentavano di afferrarlo alle gambe, lui si buttava indietro con le gambe e gli andava sopra l'avversario e lo bloccava. È abbastanza efficace, chiaramente non sempre può riuscire, però è una difesa abbastanza efficace. Altri strike come difesa usavano sempre questo modo di buttare dietro le gambe e fermare l'avversario con le mani, poi partivano con una ginocchiata, che anche tenendo ferma la testa, la bloccavano e davano una gran ginocchiata. Ho visto parecchi che nel buttarsi alle gambe poi hanno preso le ginocchiate in faccia e sono rimasti, diciamo, KO. Però il fatto è che Khabib, oltre a tentare queste prese alle gambe, se ci fate caso, io ho visto anche molti suoi incontri, lui, anche solo il fatto di avvicinarsi e chiudere la guardia, poi imbraga le braccia. È quello che è difficile evitare, perché quando un avversario comunque sia vi viene addosso e vi contiene con le braccia, lì, cioè, non potete più colpire, siete per forza avvinghiati a lui, e lì in qualche modo bisogna uscirne. E lui è molto bravo in questa situazione di avvinghiamento, a infilare le sue mani e le braccia in dei punti per fare le prese di sollevamento e rovesciare a terra. Guardate che quando uno viene sollevato e buttato a terra è una brutta storia. Quindi, in definitiva, abbiamo visto come la grande tecnica di McGregor nella boxe, nella distanza, è stata vanificata dal fatto che Khabib l'ha colpito nel suo punto debole, cioè l'ha buttato a terra. Questo è il grande problema, diciamo, dei lottatori striker, perché diventare maestri della lotta a terra richiede molto. E io spesso dico: non si possono avere due tesori in cielo e uno in terra, cioè se uno è un forte striker difficilmente sarà anche forte in lotta a terra e viceversa. Quindi quello che voglio dire è che nel prossimo incontro di rivincita che faranno, se McGregor, questa è la chiave della rivincita e anche la spiegazione di tutto l'incontro, se McGregor non trova, non si inventa, non studia una strategia sia contro la presa, diciamo, le gambe, ma anche contro l'avvinghiamento, i sollevamenti, non è che il risultato potrà cambiare. Cioè, se lui non cambia niente, pretende di andare su come ha fatto pochi giorni fa, Khabib ha molte probabilità di vincere lo stesso, non è che cambia molto. Quindi lui si deve veramente studiare, inventare una strategia altamente efficace per evitare questo e mantenere l'incontro sulla distanza di boxe. Questa è le sue uniche possibilità, sono queste dal punto di vista tecnico. Tra l'altro lui fece anche quel famoso incontro di boxe con il campione, no? Quello imbattuto. E anche lì era facile prevedere che avrebbe perso, perché tu non puoi sfidare un campione di boxe nella sua
nella sua arte, un campione mondiale imbattuto, e difatti anche lì si è visto come è finita. McGregor, tra l'altro, perse anche un altro incontro con un altro tizio, che adesso non ricordo il nome, ma anche lì finì male, nel senso che fu buttato a terra e fu bloccato con fu diciamo finalizzato con una presa. Quindi vedete com'è importante riuscire a risolvere questo problema, perché vedete, McGregor, guardate molti suoi incontri, moltissimi li ha risolti nello scambio di colpi, di pugni, e quando arriva buttava giù, e quindi questa è la sua forza. Ma torno a ripetere che contro un avversario come Khabib, che è molto bravo nelle prese, si avvinghia, ti imbraga, ti solleva, ti butta giù, lui vuole proprio cercare la lotta a terra, ecco, questo è un problema, e dovrà concentrarsi su questa cosa qui, con l'aiuto di qualcuno, di esperti, bisogna ingegnarsi, ma questo è da fare, questo secondo me è la sua unica speranza di vincere. Poi è chiaro che tanto lui di soldi ne prende a palate, quindi voglio dire, sostanzialmente, anche se perde, lui ha talmente tanti di quei soldi che, però dal punto di vista proprio sportivo, anche della sua, diciamo, orgoglio sportivo, perdere ancora 2 volte probabilmente sarebbe la fine della sua carriera. Quindi questo è il grande interrogativo. Rimango agganciato a questo argomento della lotta a terra per dirvi che però attenzione, per quanto sul ring sia importante questa cosa, non dovete pensare che nel mondo reale, sulla strada, sia una strategia efficace, attenzione, perché sono 2 mondi diversi. Cioè, non è che voi siete per strada, magari con la vostra moglie, siete anche magari in giacca e cravatta, faccio un esempio, arriva un tizio aggressivo che vi aggredisce, voi la prima cosa che fate lo prendete, lo buttate a terra, cominciate a rotolarvi e pensate di risolvere così la cosa. Prima di tutto, perché intanto posso dirvi che a terra c'è il cemento, non c'è un ring, quindi quando cadete vi potete fare male anche voi. Poi sono situazioni molto pericolose trovarsi a terra con un avversario avvinghiato, perché specie in certi contesti tipo bar, risse o discoteche, quando siete a terra avvinghiati con uno è altamente probabile che arriva qualcun altro e se prende le parti di quello che voi avete lì comincia a prendervi a calci mentre siete sotto. Cioè, non è mai bene stare per terra con uno in una situazione che ci sono altre persone. Un conto è sul ring 1-1, un conto è per dire in un bar, vabbè, buttate a terra uno, vi avvinghiate e l'intorno chi c'è? C'è qualche suo amico? Cioè, quando siete a terra siete molto indifesi rispetto a quelli che sono in piedi. Quindi è sconsigliata questa cosa. Può servire come emergenza, cioè c'è un tipo molto grosso e forte che non temete di non riuscire a contrastarlo con i colpi, allora dite vai, andiamo a terra, vediamo cosa succede, ma dovete anche essere bravi nella lotta a terra, perché se costui un tizio grande e grosso, non è mica facile bloccarlo. A meno che non siete allenatissimi e dite vabbè, lo tengo giù, lavoro sulla resistenza, prima o poi si stanca lui, ma non è che potete stare in mezzo a una strada, in un bar, a ragionare così, aspetto che si stanca lui. Quindi vedete come sulla strada il mondo è diverso da quello del ring. Sulla strada quello che conta è, come dicono poi tutti i principi delle arti di combattimento, è stare in piedi, possibilmente. Difendersi, buttare giù l'avversario, ma stare in piedi, sempre in guardia, pronti. Bisogna risolvere la cosa in piedi. Questo è quello che è auspicabile fare. Che poi non sia facile, è un altro tema. Però questo è quello che è auspicabile fare. Io vi dico che su strada, a certe arti di combattimento come la boxe o la Muay Thai, io vi dico che sono altamente efficaci, ma a una condizione, che voi siete altamente esperti e altamente allenati, perché se non lo siete non contano. Cioè, un conto è un boxer allenato con riflessi velocissimi, pronto a schivare e colpire, va benissimo, ma bisogna essere allenati, questa cosa, molto allenati. Un conto è con la Muay Thai cominciare a dare calci fortissimi che voi magari neanche vi fate male, ma spaccate le gambe a lui, ma dovete essere molto allenati, questa cosa, altrimenti non funziona. Non è che basta imparare qualche mossa e siete a posto. Ecco perché io ho sempre sostenuto che su strada un'arte marziale molto efficace è il Wing Chun, nelle sue versioni moderne, dove c'è anche l'anti-grappling, peraltro. Perché è un'arte marziale che non richiede doti fisiche estreme, con acrobazie, calci alti, velocità estreme, cioè è un'arte che è basata su certi principi base, che con un minimo di esperienza, anche perché è basata sulla distanza corta, cioè lui chiude l'avversario, anche qui lo scopo è andare addosso a lui e stargli a chiuderlo in modo che non possa, per esempio un boxer con un esperto di Wing Chun, se diciamo
Cioè, il primo colpo non arriva, quello di Wing Chun entra e gli sta attaccato addosso e lo blocca. Lui, il boxer, non è più in grado di muoversi e poi quello che fa Wing Chun lavora con tutte le sue, perché il suo lavoro è quello, cioè starvi addosso e diciamo giocare di incroci di mani, rotazioni, scambi per poi colpire velocissimo. Quindi ci sono dei principi base, basati anche sulla distanza, la linea centrale, ci sono anche certi tipi di difesa universale contro qualsiasi attacco, l'importante è bloccare e entrare. Io devo dire che non è che questa cosa vi rende invincibili, questa cosa quantomeno vi consente di avere una certa logica difensiva e di potervi difendere, non di sostenere incontri sul ring, perché molti dicono, ah, ma allora perché sul ring non farne un Wing Chun? Perché non è fatto per il ring e per la difesa di strada, che sei vicino tipo aggressivo, quello che vuole colpirvi all'improvviso, che si avvicina, ecco lì c'è tutta una preparazione Wing Chun che è molto efficace. Io, che l'ho usata su strada per tanti anni e l'ho anche adattata a me stesso, io ho creato da Wing Chun, poi ho fatto un mio stile personale, basato un po' più sull'esperienza. In certi contesti ho visto che è meglio fare questa cosa che non quell'altra, per esempio. Posso dirvi che per una persona, diciamo, normale, che non deve allenarsi in maniere eccezionali, è la difesa più efficace che esiste. Questa è la mia opinione, naturalmente poi ognuno avrà la sua, però vi ho specificato che non è che le altre arti marziali non siano efficaci, lo sono, ma dovete essere super esperti. Per questa cosa qua è sufficiente avere una preparazione meno importante, diciamo un po' di base, e quantomeno è abbastanza utile. Questo è quello che vi voglio dire. Poi naturalmente ci serve molto da parlare. Io in merito ho fatto sia un video, ho scritto anche un libro su Wing Chun, diciamo sui principi, non è proprio un libro su Wing Chun, sono i principi per cui su strada è efficace quest'arte. È molto interessante, fa capire molte cose. Questo libro lo trovate nel nostro store, naturalmente, Store Italian Body. È un libro che vi può aprire la mente molto su questo discorso della strada, perché ci sono contesti che vanno analizzati bene, dei principi che vanno capiti. Non è sufficiente andare lì e dire, vabbè, adesso mi metto in guardia, facciamo. Intanto tenete conto che l'occhio è sempre meno veloce di un pugno. Se pensate di stare lì e aspettare che parta, voi schivate e colpite, perché pensate di essere più veloce del suo pugno, la maggior parte delle volte non finisce così. La mano è più veloce dell'occhio. Solamente un boxer, ripeto, un boxer espertissimo, allenatissimo, con riflessi eccezionali può fare questo. Un uomo normale no, un uomo normale mentre lì che aspetta arriva, boom, e cadi. Io ragazzi vi ringrazio, ho fatto questa breve escursione per dirvi che Master è appassionato di tantissime cose e quindi io vi ringrazio, vi aspetto nel nostro gruppo Master Wallace sulla battaglia contro i doppi e chi vuole interagire con me mi può contattare al mio profilo di Facebook, Moroni Roberto, che trovate anche nel video, vi lascio il link e vi aspetto, ok? Non mollate mai, al top!